amor. Eu gosto tanto de sentir o teu sabor e ver TV contigo no meu cobertor. É bom demais, amor, sentir o teu carinho. Mas não me deixe sozinho, que eu sou vida louca. Quando eu perco o controle, eu parto pra cima e beijo na boca. As meninas dançando, é o mundo se acabando. Eu libero a tequila, o esquema vinha já vem rebolando. Volto pra ousadia, eu me jogo no mundo. Até de madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo. A festa na suíte, alivia o estresse. Eu sei que a mulher até a criptonita que me enfraquece. Vagabundo, a festa na suíte, alivia o estresse. Eu sei que a mulher até a criptonita que me enfraquece. Amor, fica sozinho, dá caô. Vê se me entende, por favor. E eu sou do jeito que eu sou. Se você demore, eu vou. Se você demore, eu vou. Benvenuti amici appassionati bianconeri a un altro appuntamento con A Tu per Tu, ospite Lucas Evangelista. Ciao Lucas. Ciao. Iniziamo come al solito con la domanda principale: come è nata la tua passione per il calcio? In Brasile tutti i bambini amano il calcio. Poi tu a soli 19 anni hai dovuto cambiare continente, sei passato dall'America all'Europa, insomma, com'è stato questo passaggio? Solo l'inizio. Per la lingua e per il tipo di allenamento. Qui in Italia si lavora di più rispetto a Brasile. Poi tu eri già diventato titolare in una squadra importantissima come il São Paulo, che in Brasile non ha bisogno di presentazioni. Quali sono, insomma, le differenze che hai riscontrato passando al calcio qui italiano? In Italia la tattica è fondamentale, la preparazione atletica è più dura. In Brasile c'è molto più spazio per giocare e per tipo di movimento, e tutti i tifosi sono molto appassionanti. La cosa certa è che tu hai tantissima qualità, in campo c'è chi ti definisce un trequartista, chi più un esterno, ovviamente solo tu puoi dirci qual è la posizione che preferisci interpretare in campo. Io sono mancino, ma mi piace giocare sempre, e il mister decide dove devo giocare. E poi c'è stata anche per te una parentesi importante, sei stato vicino ad approdare al Manchester United, una squadra anche che in Europa non ha bisogno di presentazioni. Sì, è vero. Sono andato due volte e mi sono allenato per 15 giorni. Era un progetto della mia ex squadra brasiliana Desportivo Brasil in collaborazione con United. E poi abbiamo anche delle immagini a supporto, hai conosciuto in quel caso un giocatore come Pogba, cosa pensi di lui? Mi piace molto Pogba perché è un calciatore fortissimo, tiene molta forza, e è un talento grandissimo. Poi c'è stata una situazione di mercato interessante che ha riguardato te, perché eri vicinissimo, si dice, all'Hellas Verona, poi è arrivata invece l'Udinese che ti ha portato in Italia. Insomma, raccontaci cosa è successo quest'estate. Prima ho ricevuto la proposta di Hellas Verona e subito dopo la proposta di Udinese. Quella di Udinese mi è sembrata più convincente perché qui sono tanti giovani e quindi maggiore opportunità. It's such a beautiful, beautiful life when every day is made of you and I.
Per chi nasce nello stato di Sao Paolo con il calcio nel sangue, provare a vestire il tricolor paulista è quasi inevitabilmente un sogno nel cassetto. Così è stato anche per Lucas Evangelista Santana de Oliveira, nato il 6 maggio 1995 e meglio conosciuto semplicemente come Lucas Evangelista, che quell'idea sfiorata da ragazzino l'ha avverata prima di accarezzare il nostro tricolore con lo sbarco nella Serie A. 19 anni e una grande fame di pallone smistata nel centro del campo. Dal 2012 fino alla Prodo a Udine veste la casacca rosso-bianco-nera e si evidenzia per un'ottima base fisica e tecnica. Ruolo mezzala a sinistra, ma nel San Paolo all'occorrenza viene sfruttato più indietro in mediana oppure più avanti, come esterno alto o trequartista. Calciatore dunque molto duttile, in possesso di una buona tecnica e di un piede raffinato, ma anche in grado di disimpegnarsi nella fase difensiva, con abilità nel tocco della sfera e negli inserimenti tramutate spesso in sortite offensive di qualità. Doti che gli sono valse, oltre alla conquista degli attenti sguardi del reparto scouting bianconero, anche un provino con il Manchester United e la convocazione nelle nazionali under verde oro. Seleção, con cui ha anche disputato e vinto l'ultimo torneo di Tolone, una delle rassegne più interessanti sul panorama internazionale. Le sue accelerazioni palla al piede e la sua confidenza nonostante la giovane età hanno spinto l'Udinese a bruciare la concorrenza e portare in Friuli l'ennesimo diamante grezzo da rifinire nel calcio nostrano. Sei un leader della nazionale verde-oro giovanile, hai vinto anche dei tornei prestigiosi come quello Under 21 di Tolone e Under 21 in Cina. Insomma, quali emozioni ti lascia indossare la maglia verde-oro, che è la maglia della nazionale un po' più importante al mondo? È un motivo di molto orgoglio vestire la maglia del Brasile, perché tutti i ragazzi sono in questa opportunità. Ora naturalmente devo pensare prima a giocare qui in Udinese. Quanta passione proprio c'è in Brasile per la nazionale? Un amore grandissimo, perché il calcio in Brasile è il principale sport. Qual è il giocatore che per te rappresenta un idolo? Per me Ronaldinho Gaúcho, è il meglio calciatore di sempre. Ti è mai capitato di giocarci contro? No. Sì. Mia prima partita come professionale è contro Ronaldinho Gaúcho. Mi ricordo che lui giocava in Atlético Mineiro. Sei molto opzione, lo deixa qui per il lato esquerdo con Edson. Caio Schmidt, Lucas Evangelista, agora o Adenilson. Lançou para dentro da grande área, o desvio! Sem alterações. São Paulo volta o mesmo para o segundo tempo, Portuguesa também. Lembrando que a Portuguesa teve uma alteração no primeiro tempo, o Souza contundido, deixou o campo, o Jean Mota entrou no seu lugar. Olha o São Paulo, Lucas Evangelista pintou, gol de empate! Gol! C'è un calciatore invece dell'Udinese che ti ha colpito in maniera particolare? Sì. Bruno Fernandes, per la sua personalità. Attesa in mezzo, è una finta, uno schema per Bruno Fernandes. Gol! Gol di Bruno Fernandes! Uno spettacolo! Segna solo con il Cesena in questa stagione, ma fa dei gol strepitosi! Hai detto bene, Stefano. Qui sono 2 euro gol. E il rapporto invece che hai con il mister, che hai avuto quest'anno con il mister? È ottimo. Il mister tratta tutti alla pari, dialoga con tutti. Tra l'altro tu hai segnato un gol importantissimo contro il Cesena per la qualificazione in Coppa Italia al supplementare, quindi un gol molto pesante, e Stramaccioni ha esultato molto proprio al tuo gol. Cosa ti ha detto dopo quella rete? È stata un'emozione molto grande, il mio primo gol in Italia. Il mister mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che devo continuare a lavorare duro. La
palla sventagliata in maniera interessante per Pasquale, che la mette giù, deve crossare Pasquale, arriva il cross, agli arti, di testa Lucas Evangelista, il gol dell'Udinese, alla firma ancora verde oro, Lucas Evangelista, il tuffo di testa, il gol, il primo in bianco nero di Lucas Evangelista. Verde oro ancora per l'Udinese dopo Allan, Lucas Evangelista, l'abbraccio con Stramaccioni, il giovane classe 95, ci mette la firma, un gol di pura rapina, di testa, anticipato il difensore. Immaginavi che il tuo primo gol in Italia sarebbe arrivato di testa? No, no, non immaginavo. All'Udinese ci sono davvero tantissimi brasiliani, c'è proprio una colonia, insomma, ti hanno aiutato anche nell'ambientamento? Sì, in particolare Guilherme, perché quando sono arrivato qui in Italia ho abitato con lui, ma ho un buonissimo rapporto con tutti i giocatori. Delle tue 5 presenze in, tra campionato e Coppa, purtroppo poi interrotte da quell'infortunio, sicuramente quella più importante è con il Torino, dove il mister un po' a sorpresa ti ha schierato titolare. Quali erano le tue emozioni quando hai saputo di giocare dall'inizio? Sono stato molto contento perché mi alleno duramente per avere questa opportunità. Ero tranquillo quando sono entrato in campo, ho sentito che era una partita difficile. Ho cercato di fare il mio meglio. Cosa fa Lucas Evangelista nel tempo libero? Ho 2 cagnolini Lulu Pomerania. Gioco con loro e alle PlayStation con Giovanni Amoroso e vinco sempre io. Poi quando c'è la partita, insomma, tu hai dei riti particolari, il compagno di stanza, cosa fai insomma prima della partita? Prima della partita parlo con tutti i giocatori come Bruno, Danilo e un po' di musica mi fa bene. Quali sono i tuoi obiettivi? Giocare qui e affermarmi come titolare, poi si vedrà. E quanto sono importanti per te dei valori nella vita che spesso chiediamo ai nostri protagonisti, famiglia, amore, amicizia? Tutti sono importanti, ma per me la famiglia è più importante perché mi fa sentire tranquillo. Vediamo anche che sei molto attivo sui social network, insomma, qual è il tuo rapporto con i vari Instagram, Facebook, Twitter? Sempre che posso, parlo con tutti i fan, ma è sempre... È bello rimanere anche collegato con la tua famiglia, grazie. Sì. E poi l'ultima domanda, quella con cui chiudiamo sempre, cosa vedi nel futuro, insomma, quali sono le tue aspettative per il futuro? Giocare qui, mi affermare come titolare e fare felice tutti i tifosi. Grazie mille Lucas, innanzitutto in bocca al lupo per il tuo recupero e per tutto il tuo proseguimento della carriera. Un saluto ai tifosi di Udinese. Ciao per lupo, grazie. Un abbraccio a tutti i tifosi di Udinese. Grazie a tutti. Essa semana me encana. Eu quero que a surpresa que conduz o fim da trama te vê numa semana, não vê noutra semana. Entender que seu interesse vai além da boa fama ou da minha má fama de que não durou dramas. E tenho boas amigas e todas elas me amam. Via diversão no meu quintal. Sei, dinheiro é vendaval na mão ou não. Mulher é um livro sem final. Veja como o tempo voa, demora pra rezar. Sem graça eu me vejo aqui. Pela janela vê você partir. Logo pra casa, picanha na brasa, churrasco e piscina, o couro vai comer. Assim. Whisky, champanhe, cerveja gelada, tô com a mulherada, só falta você. Tô chegando, moleque. Vem que tem, moleque. Demorou, partiu, deixa tudo no esquema. Avisa pra geral que hoje vai dar problema. Picanha na brasa, cerveja no gelo, esse é o clima. Whisky, piscina, o pai tá chegando. E pra das meninas, o ferve aí, vamos pra cima. Isso aqui tá muito bom, pagode com transmoção. Só as top do momento, já tô no esquema. Área VIP é só chegar.
Lucas, io Croazia. Sì, dai. Adesso? Schema del gioco, destra. Ma che è questo gioco? Per di pelle, tô morto, né? É ruim, eu já ganhei dele já. Vende secondi. No. No. Secondo è poco. No, tutti la, non tutti le defensa. Chi vince? Ah, Croazia, certo. Mamma mia. Possibile Croazia. Però io non voglio arbitro questo Nishikora. Oh, fallo così. Questo è proprio fallo, dai. La Croazia è una squadra maschio. Ma che fallo è? Ma dai, no, 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 non scherzo. Calma. Dai, dai, Lucas, questo è... Io gioco 10 minuti senza correre. Bravo Luca. Vai, 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 vai. Oh, deixa eu concentrar aqui. Mandžukić. Ehi, Lucas, paura, eh? Non parla con me. Adesso paura. Olic, Olic. Sì, dai. Oh, ma esse jogo aqui não. Dai, mai. Jogo FIFA. Sì, corner, calcio angolo, calcio angolo. Sì, certo, certo. Dai, ma niente che stai, no. Pro, dai, guarda, guarda questo. Questo, questo fa uno. Questo? No, dai, dai, no, 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 possibile. Jogava Ricardão. Rigore? Sì, certo, certo, certo. Che certo, isso, vai, certo, che robo. No, no, guarda, guarda, ce l'hai occhi, ce l'hai occhi, guarda, guarda adesso, ma guarda. Non ho fatto niente. Sì, sì, ma guarda. Grazie, prof. Prof. Scusa. Scusa, Lucas. No, niente, niente. Questo è per confidence. Mamma mia. Mamma mia! Oh. Fuori gioco, io penso chi fuori gioco. Gioco? Oh, fuori dai. Gioco, questo è fuori gioco. Ma dai, questo è... Questo, guardati. Che fa gioco, vedo. Guarda, dove? Adesso, guarda, guarda, guarda adesso. No, guarda. Bravo, bravo ragazzi, bravo ragazzi. Questo è calcio. Dai! Non dà bocci, sta bosta.
Sì, poco. Attaccante. Oh. Oh, no, no. Calma, calma, ragazzi. Senza nervoso. Dai giù. Che isso, è gioco di... Bravo, Marcel. Fuori gioco, magari? Ah? Tu vuoi vedere? Oh, 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 oh! E devo condizionare. Oh. Lì, là, lì. Dai, 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 vai, 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 start. No, no, senza paura, senza nervoso. Tranquillo. Questo è normale. Guarda, tranquillo. Guarda. Tranquillo, sì. Guarda. Questo è per tempo. Occasione, mangi. Oh. Per tempo. Oh. Dai! Dai! Oh. Brava, cagare! Finito! Ah, grande. Cambia maglia? Sì, cambia, sì. Cambia maglia? Dai, 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 dai. Slimmi, slimmi. Questo, dai. Risultato, risultato, risultato. Metti, metti la camera. No. Croazia 2, Brasile 1. C'è la telecamera. Sì, certo. Va bene. Guarda. Possessione. Tira la porta. Possessione, dai, possessione. Possesso uguale. Era più giusto un pareggio. Però io vince. L'angolo 3-1. Io ho vinto. Calcio, angolo 3-1. C'è un rosso da rivedere. Sì. Rosso. Solo che tu... Esagerà. C'è... Solo sì, che lui ce l'ho più, io e cartolino rosso. Questo è dove è meglio. Capito lui. L'unica statistica. Solo dove tu meglio.